Carissimi amici di Radio No Frontiere e di Sottoporta Show, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando in conduzione. Allora, siamo in collegamento e sono molto contento di avere in onda con noi Lucia Stavola. Ciao Lucia, ben ritrovata con noi, come stai? Buonasera Raffaele, buonasera a me, dopo il fronzata va bene. Va bene, non ti preoccupare, poi. L'acqua di sabato sera. Beh, però insomma, dai, la felicità per quell'evento è stata comunque tantissima, no? Sì, allora sì. Basta la pena di prendere tutta quell'acqua, ne basta veramente la pena. Eh beh, decisamente, c'eravamo anche noi chiaramente sullo stadio, settura, vabbè, curva B, ma credo sia comunque un dettaglio. Cos'è che ti è piaciuto di più? L'Eurogol di Gonzalo Higuaín, i 4 gol al Frosinone, la Champions che ritorna? Beh, di cose belle ne sono accadute tante. Sì, è stata una serata veramente eccezionale. È stata la rovesciata di Higuaín, quella è una di quelle volte con cui tra 10 anni, tra 20 anni, non dici oceano. La potrai raccontare come un gol da record, un gol che ha fatto record, e quello è stato spettacolare. Credo che in quel momento tutto lo stadio ha capito quello che sa che era successo. E in mezzo a quasi quel campo c'era tutti i tifosi in quel momento, credo. Perché ho visto una cosa che succede in effetti spesso sullo stadio. Chi frequenta la curva lo sa, ma in quel momento c'era un abbraccio totale, tutti i tifosi si abbracciavano come se quel record in qualche modo fosse anche un poco nostro. Non lo è, perché è solo di Higuaín, è solo suo, è il meritatissimo record di Higuaín, ma in quel momento ce lo siamo sentiti un po' di tutti. È vero, decisamente sì. Ma quindi speri che Gonzalo, mister 36 gol, rimanga a Napoli, no? Me lo auguro. Lo auguro, perché in effetti ci sarebbero, la motivazione c'è. Higuaín l'anno scorso voleva andare via perché dice non c'era la gente. Esatto. Ora la gente non c'è, la motivazione per restare c'è. Le belle parole che ha detto nell'intervista alla Rada Argentina dovrebbero farsi sperare, però poi papà dice ne parleremo dopo la Coppa America e quindi un po' viene di dubbio. Esattamente, anche perché poi sai, i procuratori in sé per sé sono anche procuratori di guai, ecco, che non mettono mai sicurezza al tifoso. E quindi creano solo problemi in più. Poi c'è anche un'altra cosa: se arriva qualcuno per mettere 90 milioni su una tavola, allora di sicuro andrà via. Eh beh sì, perché c'è la clausola. Di sicuro lo venderà, difficilmente dirà no. Quindi dobbiamo anche sperare che nessuno gli venga in mente di mettere 90 milioni sulla tavola. Da un lato effettivamente c'è questa clausola che effettivamente fissa la cessione di Gonzalo Higuaín, tutti noi speriamo invece che rimanga. Beh, si torna in Champions dopo 2 anni, ecco, per quanto riguarda la qualificazione diretta. Ti aspetti una campagna acquisti comunque di livello da parte di De Laurentiis, no? Ma senza dubbio, non puoi fare una Champions dove non hai una rosa competitiva. E certo. Si parte dalla base, si dice la regola con cui ad ogni campagna acquisti si ha bisogno di un difensore, un centrocampista e un attaccante. Quindi dovremmo già partire da questo. Il difensore pare che l'abbia causato. Esattamente, Tonelli. Dobbiamo sperare che sia all'altezza. Certo. Allora, ora andiamo per il centrocampista e per il difensore. C'è qualche giocatore che ti piace in particolar modo? Ecco, ma al di là di tutti i nomi che circolano, perché poi tanto ne sentiremo tantissimi fino all'inizio del campionato, ma c'è un giocatore che ti piace particolarmente e fra te dici, ah, caspita, questo giocatore a me piacerebbe tantissimo avere in squadra? Ma io devo dire che a me Klaassen piace. È un bel giocatore, è davvero un bel giocatore. Insomma, a me... c'è sempre il punto interrogativo quando poi vengono in Italia e devono giocare il calcio italiano, che è difficile, però insomma, credo che Klaassen sia un buon giocatore e soprattutto alla portata del Napoli. E poi se vogliamo dire chi vorrei, sì, va bene, allora facciamo anche nomi, ma sono nomi che il presidente penso neanche guardi,
No, Quindi no, purtroppo. allora, se pensiamo a quello che può essere la tasca del presidente, credo che Glasner vada bene, come vada bene Herrera, Beh, anche come quello è un bel giocatore. vada bene forse anche la Padula, insomma, se ci teniamo con il portafoglio del presidente. Certo. Questi sono giocatori che potrebbero andare bene, Beh, potrebbero. potrebbero, poi chiaramente è il Potrebbero. rettangolo verde che ci dirà tutto, ecco, se tutto va bene o meno. Sì. No, io per quanto non condivida la politica del nostro presidente, ce ne ho contro. Lui poi di becca, quindi tipo Cavani, col Palermo non sembrava chissà che, poi l'abbiamo portato a Napoli, Ha fatto 104 gol in 3 anni, poi. quindi un po' la fortuna in questo caso lui ce l'ha. Quindi io spero, mi auguro sempre che possa ripetersi con gli acquisti che fa. Oggi, diciamo, il mercato di riparazioni quest'anno non sappiamo come è andato. E abbiamo preso due giocatori, ma non l'abbiamo neanche visto. Io ho visto Esattamente. Gatti, l'ho visto a fine partita sabato sera, Sì. quando c'è stato il giro di campo. È stato lui con me di cui ho visto Gatti durante il campo, solo in quel momento. E quindi l'ho riconosciuto che era Gatti. Diciamo nel Poi momento non. di gloria, ecco. Sì, l'ho riconosciuto in quel momento, ho capito che era Gatti e che stava in campo. Poi non l'abbiamo mai visto, quindi non sappiamo neanche. Mi aspetto che seriamente parlando, mi aspetti che il presidente, insomma, faccia qualcosa, perché poi, dicevo anche ieri, non è che noi possiamo iniziare un anno calcistico dicendo, vabbè, lottiamo per il campionato, lottiamo per la Champions, lottiamo per la Coppa Italia. Noi dobbiamo impegnarci su tutti i fronti, su tutti e tre i fronti, e Esatto. cercare di andare quanto più lontano è possibile. Insomma, se cerchiamo sempre di limitarci o guardare una sola cosa, per quanto il fatto italiano possa essere difficile, per quanto non esistono questi grandissimi talenti che vedi all'estero, però non puoi insomma, limitarti. Credo che sia sbagliato limitarsi, perché poi Sono alla fine pienamente ti ritrovi che non d'accordo. vinci niente. Sono pienamente d'accordo. Beh, se il Napoli vuole, ecco, gareggiare su tutti i fronti, deve sicuramente allestire una grande rosa, ma anche molto probabilmente una grande, o comunque, per quanto possibile, un'ottima dirigenza. Che per carità, questa non è una dirigenza malvagia, ma per prendere, ecco, più confidenza, ecco, con palcoscenici importanti come la Champions League, beh, c'è bisogno anche di dirigenti di spessore. Sei d'accordo, no? Immagino. Certo, ci vuole uno che conosca bene quell'ambiente, cioè ci vuole uno che sappia muoversi in quell'ambiente. Per quanto, per l'amore di Dio, con tutto il rispetto, ma non puoi presentarti lì a scatola vuota, cioè non puoi Certo. presentarti se non sai come muoverti, se no davvero poi rischiamo di fare la figura dei provinciali. Resta sempre che il più lo deve fare il presidente, c'è poco da Certo, fare. certo, È certo. inutile nascondere, è inutile, e poi insomma sì, ma il presidente, col presidente non succederà mai che fallirai, ma mi sta anche bene, però in più questa volta lo devi fare davvero il presidente. Cerchiamo di andare il più avanti possibile, cerchiamo Certo. di vincere, ecco, insomma. A noi c'è stato anche bene il secondo posto, con un po' Certo. di rammarico. Beh. No, perché sai, Comprendo, effettivamente poi con il bomber che ti fa 36 gol, la difesa la vedi più capito? solida e poi non lotti, o comunque a un certo punto vedi svanire questo sogno scudetto, un pochettino di amaro in bocca, ti Eh rimane. sì, ti rimane. Non avessimo raggiunto quel primo posto, probabilmente ora festeggeremo davvero questo secondo posto in maniera differente. Ecco. Però diciamo in realtà, almeno io parlando da tifoso che frequenta la curva, quindi di una presente sempre, a me un po' di rimasto, di rammarico mi è rimasto, devo dire la verità. Eh beh, Mi certo. chiedo se fosse andato diversamente, cosa sarebbe successo. Se fossero stati aiutati con il caso di riparazione, magari, senza la sua Effettivamente. lindità di Higuaín, insomma, i se sono tanti. Purtroppo rimangono, ciò non toglie che comunque il campionato azzurro per fortuna è stato sicuramente lodevole.
Senti Lucia, chiaramente ci stanno ascoltando anche gli amici del tuo gruppo, alla quale vanno chiaramente i miei saluti e i saluti di tutta la redazione. Vuoi ricordare quale gruppo tu rappresenti? Allora, io sono un amministratore del gruppo Sangue Azzurro, che è un gruppo che nasce dall'iniziativa della nostra presidentessa, che è la signora Vittoria Raibo, che nasce quasi per questo, è nato insomma per condividere una passione, ma è nato così, mai si pensava poi insomma invece di arrivare a tantissime persone, insomma tra pagine e gruppo siamo veramente in tanti. E poi insomma ci divertiamo a confrontarci, magari a volte anche a litigare, perché non E tutti vabbè, si ma possono pensare può allo stesso modo, capitare. ma è una pagina insomma che grazie a Vittoria sta avendo grande successo insomma, in questo momento, è molto seguita. Ecco, a proposito di seguito, dove possono anche i nostri amici di Sottoporta Show e di Radio Uno Frontiere, dove possono seguirvi? Il gruppo si chiama Sangue Azzurro e poi c'è la pagina Sangue Azzurro. Poi durante l'anno, durante il campionato, noi ci uniamo, abbiamo un punto di riferimento fuori a San Paolo per unirci, perché magari quello è stato poi il modo per conoscerci tra i tanti appunto membri che ci sono nel gruppo. Ci uniamo poi allo stadio, partecipiamo tutti Ecco, quanti quindi alla non solo solidarietà. su Facebook, anche allo stadio, quindi questa è una bella cosa. Sì, noi abbiamo un punto di riferimento che diamo appunto nel gruppo a chiunque insomma voglia aggregarsi vedere la partita in curva, e quindi tra l'altro sono state anche grandissime amicizie proprio grazie a Napoli, perché siamo conosciute e poi insomma frequentati. Insomma è un bel gruppo serio, ben fatto, è un bel gruppo, è un bel gruppo. E questo ci fa enormemente piacere, quindi per ecco, seguire tutte le vicende degli azzurri e anche le vostre vicende basta seguirvi su Facebook e appunto aggiungervi al gruppo Sangue Azzurro. Allora, cara Lucia, beh, appunto, se hai degli ultimi saluti da fare, io poi ti ringrazierò per appunto questa tua disponibilità per questa bella chiacchierata. Solo mi permetti un attimo di ringraziare gli Certo. amministratori del gruppo, in primis la presidentessa Vittoria Raimo, e poi tutti gli altri, Ademin, Maria Stavola, Anna Coppola, Fiorella De Luca, Dino Russo, Gianca Alberti, Marisa Palumbo, Maria Sciaur, Vincenzo Farina e soprattutto i membri del gruppo, che in effetti poi grazie a loro il gruppo a tutto questo successo. Eh beh, decisamente sì, quindi io mi aggrego ai tuoi saluti e io ti voglio ringraziare, cara Lucia, per questa bella Grazie a te per chiacchierata. avermi ospitato. È un piacere, a presto, ciao. Grazie, grazie, buonasera. E grazie a Lucia Stavola del gruppo Sangue Azzurro che appunto trovate sempre sui canali social, ma come ci ha raccontato stesso lei, anche ecco, allo stadio, ecco, prettamente. Quindi c'è un contatto, possiamo dire, virtuale, ma anche chiaramente reale, e questo ci fa decisamente ed enormemente piacere. E da parte mia, Raffaele Russo Mando, vanno appunto i saluti a questo meraviglioso gruppo. Un saluto anche a tutti voi, cari amici ascoltatori. E ecco, un saluto anche appunto a Maria Stavola che ci ha, ecco, messaggiato e che ringraziamo. Beh, noi siamo appunto in chiusura. Grazie per averci ascoltato, per appunto essere stati in nostra compagnia. Ci ritroviamo presto per le prossime interviste, chiaramente ci ritroviamo anche per quanto riguarda i classici appuntamenti con la nostra radio, basta seguirci appunto sui canali di Facebook, Twitter e Instagram. Grazie a tutti, a presto, un saluto dal vostro Raffaele Russomando, ciao!